questa piccola penisola di 300.000 chilometri quadrati, più o meno, poco più, è stata per secoli frammentata in tanti territori minuscoli, ognuno dei quali aveva a capo un duca, un granduca, un visconte, un principe, un feudatario anche. E ognuno di questi teneva rigorosamente geloso del suo minuscolo dominio, perpetuando dunque la divisione del territorio che nessuna dinastia, e nemmeno quella pontificia, è riuscita ad unificare fino al fatidico 1861. E da questo passato misero, frammentato e glorioso viene l'eredità immensa di cui ognuno di noi oggi è partecipe in quanto cittadino. Perché se voi pensate una cosa, che se voi togliete per esempio Londra all'Inghilterra, non è che rimanga granché, eh? Rimangono delle case, delle belle case nella campagna, delle volpi. Se voi togliete Parigi alla Francia, certo, è già meglio, ma se voi togliete Roma all'Italia, resta un'immensità di cose. E questa è la nostra condizione particolare. Siamo eredi avviliti e allegri di questo passato così contraddittorio. E questo ci dobbiamo pensare perché è il nostro destino che continua in ognuno di noi oggi, 2018.